Avrei due domande da porle. La prima è se secondo lei conviene uniformare le proprie idee al gruppo o se in ogni caso bisogna portare avanti i propri ideali. La seconda, appunto, a notare dei refrain come quello dell'ascia, come quello dell'urlo durante la notte, e mi piacerebbe se potesse parlarci un po' di questi simboli. Ma diciamo che a livello pratico, se stai sempre fuori dal gruppo, poi sei un po' infelice, no? E dunque penso che l'idea di un, non di un gruppo, ma di un insieme di persone aiuta a vivere, diciamo, banalmente, no? Però se mi fai la domanda a livello più invece così di pensiero filosofico, cioè cosa bisogna. Io ti voglio citare una cosa che dice Hannah Arendt, molto bella, cioè dice: gli individui non sono mai soli, perché c'è un altro sé con cui continuamente noi dialoghiamo. Lei lo dice quando cerca di identificare che cos'è, perché ci sono persone che compiono il male, altre che si rifiutano di farlo anche pagando con la vita, no? E dice perché in realtà c'è l'altro sé con cui questi individui che hanno coraggio, ma in realtà non possono che fare quella scelta, continuando a dialogare con se stessi si vergognano, si sarebbero vergognati di fare una cosa, no? Cioè, è come se, dice che se tieni vivo il rapporto con te stesso, come in un dialogo interiore, ti dai continuamente la critica a te stesso, no? Cioè, continuamente ragioni su di te. Allora penso che, in questo senso, penso che a livello umano è l'amicizia, lo stare insieme agli altri, appunto come dicevo prima, è la base, insomma, della vita, diciamo la verità, soprattutto quando poi uno è ragazzo, sicuramente, dopo pure. Però credo che anche queste parti di solitudine in cui uno può avere un dialogo con se stesso e dunque formarsi quello che si chiama un'idea personale, individuale, dunque quello veramente è una cosa irrinunciabile, secondo me è molto importante, soprattutto quando uno è ragazzo, anche dopo, ma quando uno è ragazzo perché il tentativo, la tentazione, diciamo, di uniformarsi è molto forte, perché uno si sente spesso solo. Però è, diciamo, tra questi due estremi che uno deve viaggiare un po', no? Cioè il senso di stare con gli altri, condividere delle cose e poi avere delle cose che sono soltanto tue. Ma sai che la seconda domanda, anche a scuola non me la ricordavo mai, se me la ridici un attimo, che era? Ah sì, l'ascia. Sì, l'ascia è l'azione, no? Cioè l'ascia Mario prima diciamo, la nasconde, no? Nella casa in campagna, ha paura di essere isolato, cioè, questa angoscia di non essere in grado di proteggere. Come dicevo prima, il proprio figlio, la propria moglie, no? E allora mette l'ascia come qualcosa che è molto interno, no? Cioè l'ascia lì pronta. In realtà il suo problema è: saprebbe usare un'ascia, saprebbe fare una cosa, un'azione. Di fatto lo farà, no? Perché quando arriva poi in Kazakistan ad Almaty, usa un'ascia di quelle che si usano per quando c'è il fuoco, no? E lo fa. E anche quello glielo insegna un po' il figlio, no? Perché il figlio in fondo ha questo rapporto con la ragazza che incontra a Budapest, che è una incoscienza, si sono appena conosciuti, ma che importa? Così va la vita, si conoscono, vanno a ballare e poi fanno l'amore, no? C'è una pura incoscienza, però di cui Mario non è capace. Quando glielo racconta in qualche modo, lo mette in moto, decide di lasciarlo lì, di avere fiducia, di lasciarlo da solo. E di partire verso un ignoto assoluto, Almaty è un posto fuori dal mondo, fuori dal mondo. E tutti questi paesi, tra l'altro, non c'è la democrazia, è un paese anche pericoloso in un certo modo. E dunque, anche lì, bisogna tanto pensare, bisogna ragionare tutto, non bisogna essere impulsivi, però certe volte bisogna esserlo anche. Cioè il senso di possedere, di avere la possibilità di cambiare delle cose. Cioè che la vita non è soltanto un pensiero sulle cose, ma che tu puoi a un certo punto dire: io questa cosa la voglio fare e ho la forza di farla, forse sto sbagliando, però lo faccio. E dunque questa è una cosa che per esempio all'inizio Mario non ha. E penso che sia raccontata con un'ascia che poi diventa una
un'ascia vera, cioè un'ascia usata. L'altra simbologia che tu trovavi qual era? L'urlo. Il libro si doveva chiamare Un grido di paura, poi l'editore l'ha cambiato, ha fatto bene secondo me, perché in fondo Illusione del bene racchiude un po' più tutto il libro. La sensazione che mi viene da dire è questa, che quando io sono andata a Budapest, sono andata alla Fondazione Soros, dove ci sono queste grandi scatole in cui sono racchiusi tutti questi samizdat, che sono questi pezzi scritti a mano nei posti più incredibili e portati in Occidente, mai letti da nessuno, perché la radio ne poteva leggere alcuni, leggeva in generale quelli politici, quelli che servivano. Invece molti sono di ragazzi, ragazze come voi, che scrivono aiutateci, sono in questa situazione, o anche che raccontavano storie. Ecco, quando sono andata in questo posto, che è un posto bellissimo, dove non c'era nessun visitatore, questo centro non viene quasi visitato da nessuno, chi va a Budapest non va là, e ci sono queste grandi scatole di pezzi di carta che si stanno sfaldando, perché non sono neanche trascritti, non sono neanche, non è tanto possibile, ho parlato con le persone, non è tanto possibile, stanno cercando di fotografarli tutti, ma non è tanto possibile. Io ho avuto questa sensazione di un urlo non raccolto. Ecco, quello che è avvenuto è che noi non abbiamo raccolto la loro richiesta, che era di dire parlate di noi, e parlate di noi attraverso la critica di questa cosa che ci ha condotto in questa tragedia. Questa cosa mi è sembrata non raccolta dalla mia generazione, sicuramente, quella precedente pure, credo. E dunque, in questo senso, è un urlo muto, come quello di Rina alla fine del libro, non svelo niente, l'avete letto, che non può più urlare. Cioè, chi risargisce tutti questi morti? Un'altra, sono andata a fare varie presentazioni e una cosa che è uscita fuori dalle tante cose che ci siamo dette nelle presentazioni, in posti anche diversi, è che in realtà l'Olocausto ha avuto dei tribunali in cui se ne è parlato. Questo che è accaduto lì ancora non è stato veramente, non ha avuto un giudizio veramente fino in fondo, anche perché in Russia non c'è la democrazia. Il capo della Russia è un uomo del un ex uomo del KGB, e le persone che parlano contro di lui, come la giornalista Politkovskaya, che forse voi avete sentito nominare, l'hanno ammazzata sotto casa. Dunque, e gli archivi del KGB sono stati richiusi, perché quello che si è potuto sapere, gli storici non hanno a disposizione ancora tutto il materiale. Dunque, non si sa quanti milioni di persone sono morte. Ci sono cifre assurde come 40 milioni. Allora dico, quelle sono le grida, sono le urla.